Neve e freddo hanno fatto da cornice all'inaugurazione della 24esima edizione di Abitare Oggi. Fino a domenica a Lanciano Fiera i padiglioni espositivi accoglieranno i visitatori desiderosi di conoscere le novità del panorama edilizio e dell'arredamento. Il presidente Franco Ferrante ha detto che la casa è la vera protagonista di questa edizione, anche con i complementi di arredo e i materiali per l'edilizia, dagli infissi al fotovoltaico. Il sottotitolo di Abitare Oggi, il contemporaneo è di casa, in cui c'è il connubio chiaramente della tradizione, e quindi abbiamo da un lato tutto il settore comparto dell'edilizio e dall'altro il contemporaneo e la modernità, anche con il design, l'arredamento e tutto ciò che può essere proiettato all'interno di un'abitazione, di una casa, come un giardino, un arredo, un momento particolare, torna al centro dell'attenzione. L'impegno per Lanciano Fiera, con azioni in sinergia per dare finalmente concretezza al tanto auspicato polo fieristico regionale, è stato ribadito dagli enti soci con gli interventi dell'assessore regionale Mauro Febbo e del presidente della provincia di Chieti, Enrico De Giuseppe Antonio. La Fiera di Lanciano ha bisogno di nuovi spazi vitali. Assolutamente, su questo stiamo già lavorando e credo che finalmente sia entrata nella condivisione di tutti. Mi sembra che su queste posizioni, tranne qualche piccola polemica giusta che ci vuole anche per attenzionare alla problematica, però sta portando un lavoro di schede. Io penso che prima della fine dell'anno faremo una gran bella cosa di questa fiera. C'è la volontà, la passione e l'impegno da parte soprattutto di tutte le istituzioni oltre che degli operatori per fare di questa fiera la Fiera d'Abruzzo, con il nome Fiera di Lanciano perché è un brand oramai già consolidato, e serve anche a individuare quelle poche risorse che ci sono e a destinarle al potenziamento e alla qualificazione di questa fiera.